Dopo le 9:30 la compagnia giunse al passo e dopo una breve sosta iniziò la marcia di ritorno. Aveva lasciato il colle da circa un quarto d'ora quando si accinse a tagliare un ripidissimo canalone già attraversato all'andata. I piedi ritrovavano le peste fatte in salita. Il plotone degli sciatori passò subito di là ed anche buona parte della compagnia era già fuori del canalone quando si udì un boato, un rombo cupo che pareva venir fuori dall'interno della terra e s'allargava come tuono di temporale. Progetto Sherpa, progetto europeo coordinato dall'Università di Bologna che vede coinvolti 70-80 ricercatori provenienti da tutta Europa, si pone come obiettivo lo sviluppo di tecnologie robotiche, sia aeree che terrestre, per la ricerca e il soccorso in ambienti ostili e per esempio il soccorso in valanga, in uno scenario invernale, dove l'obiettivo è localizzare velocemente la persona sommersa dalla valanga, persona che tipicamente indossa questi trasmettitori per la localizzazione di persone, che deve essere trovata velocemente, o si trova in 15 minuti, o se no le probabilità di trovarlo in vita si riducono veramente a zero. Ecco, noi con questa tecnologia cerchiamo proprio di equipaggiare le squadre di soccorso per abbattere questi tempi appunto di ricerca e di soccorso. Allora, in questo caso dov'è la ricerca? Non è certo lo sviluppo del drone, che come tale è una tecnologia ormai di uso comune che può essere trovato ovunque. L'idea che stiamo cercando di sviluppare è proprio integrarlo col team di soccorso in maniera implicita, dove il soccorritore è quello che noi all'interno del consorzio chiamiamo il busy genius, il genio occupato. Occupato perché magari il soccorritore sta operando in condizioni molto critiche, in condizioni pericolose, quindi non ci si può permettere di telecomandare il drone, e viceversa in altri casi il genio è presente, necessita di trasmettere input, segnali di ingresso al drone che devono essere assolutamente considerati come ingressi di un genio. L'idea che abbiamo è proprio di integrare queste tecnologie con la squadra di soccorso, quindi non sostituire l'uomo ma dargli degli ausili tecnologici che permettano di farlo lavorare in completa sicurezza e magari lontano da scenari operativi difficili. 5 per 1000 ai giovani ricercatori. Nutriamo la ricerca insieme.